quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca, un nuovo video random, ok? Venerdì 4 ottobre 2016, appena tornato a casa da lavoro, infatti sono ancora vestito con la felpa, ok? Perché ho ricevuto un altro pacco, ovviamente foto copertina. Fatto, faccia la merda come al solito. Perché dovrebbe essere un premio di un contest al quale ho partecipato. Perché il sottoscritto partecipa anche ai contest, ok? Ma sta di fatto che non ha mai culo. Perché è il terzo contest al quale ho partecipato. Scusate, attacco il cellulare sotto carica. Se vi riesco a trovare la foto che ho vinto, con la quale ho vinto, ve la leggo. Se no ve la spiego proprio molto in soldoni. Ho partecipato a 3 contest, ok? Uno era fai una foto che rappresenti la fragranza delle candele, ok? Mi ero portato dietro la giara di Jelly Beans fino in pasticceria, l'ho messa sulle candele, la foto ha riscosso pochissimo successo, quindi e fortuna no. Secondo, rappresenta, scrivi, racconta una storia inerente alla candela che proponi. Ho fatto un video, ho fatto, utilizzando la Angel Wings, una storia strappalacrime, cagato di striscio anche quella. Terzo contest, associa una candela a una fotografia che cosa ti ricorda quella candela? E ho partecipato con la vaniglia satin, che appunto ho messo, cioè ho preso la foto di me e mia nonna, io da piccolo in fasce, mia nonna che mi prendeva in braccio, la vaniglia satin dicendo mi ricorda la camicia da notte di mia nonna, il guardaroba di mia nonna. Ho vinto della serie, perché intanto sbattersi il culo se dopo la meritocrazia non viene premiata? Quindi ovviamente le idee semplici vincono. E io direi di aprire il paccazzo che pesa come non so cosa. Sperando che la batteria mantenga, perché aveva una tacca. Madonna che bello. Ah, oddio che brutto che sono. Strano, quando mai sono figo. No! What the fuck? Ma che cosa? Ma veramente? Ma cos'è? Cazzo, pensavo fossero più piccoli. No! Ma che stiamo dando i numeri? Ma è bellissima! Cioè io inizio a tradire le Yankees seduta stante. È la giara grande, cioè guardate. E poi è bellissima di te. È la giara grande di Spellbound, ok? Con questa label che fa molto patrono. Fa molto patrono di Patronus di Harry Potter. È bellissima, cioè cazzo, guardatela. Mamma mia. E l'aroma è Spellbound. Spellbound, la descrizione è fruit, floral, citrus, mandarin, currant, mimosa, jasmine, vaniglia e muschio. Quindi frutta, fiori, limone, mandarino, currant dovrebbe essere currant. Porca, non mi ricordo, se me lo ricordo ve lo scrivo qui sotto. Mimosa, gelsomino, vaniglia e muschio. No, buonissima. Io questa qua la brucio per il corridoio. La metto in corridoio per bruciarla. Però questa ci faccio la foto. Dopo che finisce mi tengo la giara vuota. Ma stiamo scherzando. Ricorda un po' la cedrata. Ricorda un po' la cedrata. E un estate fresco. Un estate paradisiaca, ve lo dico, paradisiaca. E quindi questo era tutto. Il sottoscritto ha vinto una giara Kringle. Mi sa che tanto tradirò le Yankee, mi dispiace. E
niente, ci vediamo ad un prossimo video del canale di Luca. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, altrimenti passate oltre e non rompete il cazzo con il non mi piace. Vi mando un abbraccio, un bacio e ciao!